Allora, siamo a Ento Modena, io mi avvicino perché poi il rumore è forte, siamo qui con il gruppo dei nostri naturalisti, abbiamo una parte li abbiamo persi in giro. Ento Modena è una manifestazione straordinaria che è cominciata tanti anni fa, per me l'avventura è cominciata 40 anni fa, ero da solo con altre due persone insieme a qualcuno del gruppo. Dopodiché qui il mondo è cresciuto, l'interesse per gli insetti è una manifestazione amatoriale, però ci sono tantissimi personaggi e anche esperti di altissimo livello. Io ho appena finito una conferenza, abbiamo dei laboratori didattici, ma soprattutto questo video è per raccontare la continuazione dei nostri giovani amici naturalisti che faremo poi questa missione in Tunisia a giorni, partiamo, ed è il secondo video, perché qui cosa abbiamo trovato, Luis? Abbiamo delle cose particolari, cerchiamo delle mantidi, dei solifugi, altri animali, magari Luis possiamo farli vedere anche. Perché ne nascondiamo degli zaini, no, sono cose portate da varie parti del mondo e noi non possiamo essere in tutto il mondo, quindi è importante essere qui per incontrare le persone che fanno esplorazione, che magari lo fanno perché sono amatori o studiosi eccetera, ma fanno esplorazione. E insieme con noi anche queste graziose signore che fanno un po' da sponda anche del gruppo, insieme a tanti altri, perché è un gruppo come detto numerosissimo, e fanno un po' da sponda anche del lato tunisino, italiano, e vivranno le vicende, le avventure che stiamo passando noi e che saremo poi a raccontarvi a breve, tre giorni, quando partiamo. L'appuntamento è sabato 28, notte di ricercatori a Isapolis, che cominciamo a collegarci con la diretta dalla Tunisia, se ci riusciremo, se no ne saprete direttamente le notizie, spero sempre buone. Ecco qui gli animali che abbiamo trovato, possiamo riprenderli? Che cosa sono? Queste sono mantidi che abbiamo preso questa mattina. Diciamo che venire qui serve anche per questo, per parlare con i collezionisti, scambiare esperienze e recuperare anche animali da posti remoti, diciamo. Che non so più l'orizzontale. Patatino è usato in orizzontale. Ok, quindi possiamo mandare un messaggio a chi è a casa e chi ci segue, diciamo, come giovane naturalisti. È interessante il tuo modo? Sicuramente. Interessante, è un'esperienza unica, diciamo. Ecco, qui c'è un mondo che si incontra e un mondo che si scontra, nel senso che poi dovremo discutere tante cose anche con questo. Un carissimo saluto da Ento Modena, da Enzo Moretto, dal Museo di Sapri, dal Micro Megamondo, dove ci troverete, ci seguirete, e dal gruppo dei giovani naturalisti del Museo di Sapri.